Ciao, buongiorno a tutti. Quest'oggi recensione, o meglio spiego come fare l'installazione di questo extender HDMI. L'extender HDMI serve a portare il segnale HDMI ad una distanza. In questo caso può arrivare fino a 60 metri di distanza. Ora vi spiego in dettaglio quali sono i pezzi dentro questa scatola venduto da Nice World, un venditore su Amazon, direi anche ad un ottimo prezzo. Logicamente abbiamo i due trasformatori per l'accensione e qua abbiamo i due extender. Uno è un sender, quindi trasmettitore, l'altro è un receiver, quindi un ricevitore. Il trasmettitore trasmette il segnale. Il ricevitore logicamente lo riceve. Per fare tutto questo, intanto bisogna fornirsi per prima cosa di uno sdoppiatore di segnale HDMI, detto splitter o matrix, che possono essere, come in questo caso, come questo, meccanici, dove entra un cavo e lo splitta, lo divide in due, oppure possono essere come questo, che sono col telecomando. O se no ci sono anche quelli fissi che splittano automaticamente il segnale in ingresso in due segnali senza bisogno di telecomando, sempre attivi. Quindi all'uscita del nostro decoder Sky, del nostro DVD, usciamo con un cavo HDMI e dobbiamo inserire appunto uno splitter e un matrix, perché da un cavo dobbiamo farne uscire due, dove uno dei due andrà al televisore principale, quindi diciamo nel nostro salotto, e l'altro dovrà entrare dentro all'extender sender, che è il trasmettitore. Infatti abbiamo HDMI in questa porta. Insieme a questo, fate attenzione bene alla forma di questo cavetto qua, che è il trasmettitore di segnale del ripetitore del telecomando. Questo dovremmo fissarlo così e metterlo davanti al decoder. Quindi, ricapitolo, uscita del matrix, allora uscita del nostro decoder Sky, dentro il matrix o splitter. Quindi entriamo con un cavo e usciamo con due. Uno andiamo tranquillamente al televisore, l'altro mettiamo il segnale all'interno di questo extender. Quindi HDMI in. Dobbiamo passare poi un cavo categoria 6, che è semplicemente il cavo che usiamo per dare internet al computer, dove dobbiamo mettere il secondo televisore dove vogliamo vedere appunto Sky o il lettore DVD. Quindi, una volta passato il cavo, colleghiamo un'estremità del cavo HDMI in questo modo, lo colleghiamo al secondo extender, che è il ricevitore. In questo modo. Ok? Logicamente qua ci sarà una distanza di 10, 15, 20, possiamo arrivare fino a 60 metri. Quest'altro sensore, che è il ripetitore di telecomando, collegarlo naturalmente IR in e metterlo davanti al televisore. Praticamente noi dal televisore secondario, per esempio in camera da letto, quando schiacciamo il telecomando a infrarossi agirà su questo sensore. Tramite il sender e il cavo comanderà il cambio canale del nostro ricevitore Sky. Quindi, spero di essermi spiegato abbastanza bene. Comunque, nel libretto delle istruzioni c'è tutto il tipo di collegamento da fare, rispettando soprattutto i due ricevitori, il ricevitore del telecomando, che vanno posizionati per
perfettamente nel modo come è scritto, perché sennò il telecomando non funziona. Quindi li ho testati, perché è il secondo prodotto che ho già. Quindi il primo prodotto l'ho testato, ne ho comprato un secondo e ho fatto la video recensione per darvi un'infarinatura più o meno dei collegamenti. Spero di essermi spiegato abbastanza bene. Vi ringrazio e ne consiglio l'acquisto. Alla prossima recensione. Ciao!